Tanta roba stasera. 5 stelle. Guarda che robetta. Poi se vai a vedere l'accampamento. Vedi le 5 lucciole. Ragazzi, il panorama non si vede perché la GoPro fa cagare, non a me, è veramente uno spettacolo. Cielo stellatissimo, neanche una nuvola. Uno spettacolo. E niente, adesso ci mangiamo una cosetta e poi ce ne andiamo a dormire, che domani mattina ci godiamo l'alba e poi con calma ce ne andiamo su al vettore. Col grande zio nella mega tenda. Buonasera a tutti. Ma anzi, buonasera. Buonanotte. Che ora è? L'una? Non lo so, non c'è idea. Domani mattina sono già sta in piedi. Che ha fatto? Ci chiamate domani, ha detto. Ci chiami, brava. Però raga, è fenomenale. Era tanto, non facciamo una tendata col nipote, tanta roba. Manchi gli zingari, io non mi riesco a vedere, però vabbè. Bella per tutti, regà. Sara, buona visione, ci vediamo domani. Buongiorno a tutti, è giorno da parecchio, alle 5 e mezza, siamo gustati l'alba a Forca di Presta e siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Oggi ci facciamo una bella passeggiata per andare su al vettore e a vedere anche il lago di Pilato. Con noi, come sempre, immancabile, onnipresente. Anche mamma mia, che ve portiamo a fare presto? Il grande zio. Buongiorno a tutti. Oggi nelle Marche ci siamo spostati una cifra. Abbiamo dormito in tenda. Abbiamo sentito Gaia che russa forte. Non è vero. E saluto Sara dell'altra escursione che non l'ho salutata. Quindi ci vediamo sopra il vettore. Bellissima escursione l'altra, non c'ero. Andatela a vedere sul canale comunque. E con noi Sara e Gaia. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Che hanno fatto un pensiero bellissimo che non ho qui, no, ce l'ho in macchina. Hanno fatto delle toppe che Gaia cucirà sullo zaino di ognuno di noi. Quindi se volete unirvi al gruppo, toppe per zaini per tutti. Il percorso presenta un paio di ore e mezza di tragitto con un paio di pettate belle ignoranti e vediamo di che si tratta. Buona visione. Adesso proseguiamo qui per questa via per poi andare in mezzo al Zilioli. Come la salita, ragazzi? Top. Risposto lui. Ali mortacci. Giusto, giusto. Come il video. Termine guarda, tecnico. Guarda, guarda. che cazzo. Seconda pettata dura. Regna e cazzo fanno a botte. Vince il cazzo che è più forte. Ma la fregna c'ha ragione e il cazzo va in prigione. Oh, quasi a metà strada. E qui si vede il
rifugio Zilioli sopra, praticamente sempre sold out e solo su prenotazione. E niente, pochi chilometri ma tutta una bella salita. Puntino fatto allo Zirioli e adesso si va su in cresta. Prima vetta della giornata, punta Prato Pulito, 2373. Finalmente le nuvole basse che stavano su Castelluccio di Norcia ne sono andate, si vede tutta la fioritura. Anche la piccola Italia. Vaffanculo. Ho capito. Non riesco a riuscire. Abbiamo fatto questa piccola crestina. Niente male. Adesso proseguiamo. Il lago di Pilato. Qui Zilioli dovevamo prima. E il vettorino o vettorello, come si chiama? Vettorello. Abbiamo fatto un'altra vetta, cima del lago, da qui spettacolare la vista sul lago di Pilato, e adesso scendiamo giù in cresta e c'è la cima del Redentore, Monte Priore, non mi ricordo, Sibilla, quello dovrebbe essere il pizzo del diavolo. E comunque... Seguiteci sul canale. Comunque, com'è ieri? Dobbiamo andare qui. Questo è il Monte Vettore. E faremo un passaggio anche qui al lago di Pilato. Vero, zì? No, io no. Io l'ho visto al lago di Pilato. Bello. Oh, proprio bello. Mazza quanto è bello. Ma non so quale fare, ma che famo allora fa? Come non detto, botta d'acqua improvvisa. E niente, lasciamo perdere da cima del lago, da andare avanti su per la cresta qui che porta fino al pizzo del diavolo, e anche perché se arriva l'acqua non è bello, quindi torniamo indietro e facciamo
se il tempo permette, il lago di Pilato e il Monte Vettore. Tornando indietro abbiamo lasciato il Zilioli e adesso torniamo su per il Vettore. Lo zio purtroppo gambe pesanti, non in forma smagliante, ma al Vettore ci porta sempre. Dai! E piano piano pure il Vettore. Come è andata oggi? Non è una bomba. Oggi Gaia è andata proprio, come dice lei, top. Siamo tornati giù al Zilioli e niente laghi di Pilato. Stiamo organizzando invece di tornare per fare il grande anello del Vettore. Perché? Ma tu non c'hai in questo momento. Perché? Deciso. Cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Cioè ritorniamo qua per fare un'altra volta. Il grande anello. Ma il grande anello dobbiamo fare. Lo facciamo adesso, sta? Ecco il grande anello. Adesso? Però la che di Pilato voi potete andare, siete forti, giù. E ragazze sono andate alla grande, come sempre ci danno una pista. Vedevo che porco cane Gaia era una pippa, invece basta che non aveva fatto il silente e è diventata un'altra bestia. Ma no, ma senti questo? Cioè... No, Sara si sapeva. Vabbè, vabbè ragazzi. Perché io vado in giro con persone che sono. Comunque, tutte. Se il video vi è piaciuto... Se il video vi è piaciuto? Se il video vi è piaciuto, Gaia, le iscrivetevi al canale. Ma pure se non vi è piaciuto. Prima o poi qualche video mi piacerà. Prima o poi ciao. Uno me ne piacerà. A quei, 25 che hanno scritto a Gaia su Instagram, se volete, iscrivetevi al canale per info. Se volete sapere che cosa abbiamo fatto, potete iscrivervi al canale e vedere il video. Se volete vedere Gaia e Sara nude, iscrivetevi al canale. No, quando arriveremo a 2000 nude. Ciao ragazzi, alla prossima.